Ben ritrovati di nuovo su Review You. In questo video vi vado a mostrare i prodotti che ho acquistato in occasione del Black Friday su Amazon. Alcuni di questi prodotti, appunto, ve li ho già segnalati nel video che trovate qui sul canale e sono prodotti che avevano subito un importante calo di prezzo e a cui valeva la pena, appunto, acquistarli. Ho visto che anche alcuni di voi li hanno comprati. Vi lascio comunque il link di tutti questi prodotti che vedete. Adesso andiamo un po' a vederli, vi dirò il prezzo d'acquisto e quanto costano attualmente, ma potete semplicemente dare un'occhiata anche voi guardando tramite i link dei prodotti. Poi andrò a fare magari una recensione dettagliata dei vari prodotti, mostrandoli un po' da vicino e partiamo subito, dai. Allora, partiamo con questa confezione. Sono in verità tre boxer della Calvin Klein. L'ho acquistati a 30,99 euro e devo dire originali ovviamente, e devo dire che il prezzo attualmente è sui 32 euro, ma in verità arrivano anche a 40 euro. Quindi sono questi boxer davvero belli, fatti bene e comodi. Primo acquisto. Secondo acquisto è questo gioco che si chiama Jenga. È un gioco da tavola, sicuramente l'avete già visto. Si tratta di prendere i blocchetti di legno, porli al di sopra senza far cadere la torre. È un gioco che magari vi faccio vedere in un video separato nel dettaglio, ma che io ho pagato 12,99 euro. Pensate un po', adesso costa la bellezza di 19,20 euro, quindi vedete un bel calo di prezzi. Andiamo a vedere questo prodotto che in verità mi serviva anche. Si tratta della colla Bostik, marchio comunque conosciuto. Sono tre tubi piccolini. Come vedete, serve per la gomma, la ceramica, eccetera. E mi serviva perché devo andare a incollare un cannocchiale che ho, che si è scollata una parte. Quindi vi dico solo che attualmente il prezzo è di 4,99 euro. Io li ho pagati 1 euro in meno, quindi comunque 1 euro ne vale la pena. Andiamo a vedere il prossimo, che è questa magliettina della Levi's. Me l'avevo segnalata nel video questa maglietta. Si tratta di una maglietta originale, anche qui come vedete dall'etichetta. Diciamo che queste, come vi avevo detto, vestono un pochettino larghe, quindi potete prendere anche idealmente una taglia in meno. 15,90 euro il prezzo di acquisto, fatto appunto nei giorni del Black Friday, mentre adesso costa sui 20,29 euro. In verità arriva anche a 25 euro. Quindi, come vedete, un bel prezzo. La vado magari ad aprire per farvela vedere. Eccola qua. Come vedete, una bella maglietta. E poi finiamo col pezzo importante, ovvero sempre della Levi's, questa giacca che vi avevo consigliato e ho deciso di prendere. Io avevo già acquistato e recensito la versione jeans chiara e una Levi's Type 3 Sherpa Tracker da uomo. Ovviamente l'ho pagata la bellezza, sono andato a leggere sul prezzo per non dirvi stupidaggini, 68,14 euro. Adesso andiamo a vedere quanto costa. La troviamo al prezzo di 96 euro e non scherzo, guardate pure 96 euro, mentre io l'avevo acquistata a prezzo molto inferiore. Quindi vi faccio anche vedere, giusto per farvi capire che effettivamente non sto scherzando, qua trovate il prezzo 68,14 euro. Ne vale la pena? Secondo me ne vale la pena approfittare di queste promozioni. Ci sono anche diverse promozioni anche durante l'anno, non per forza in occasione del Black Friday. Se vi fa piacere ve le segnalo, perché sono prodotti che alla fine vi segnalo a voi, ma compro anch'io. E iscrivetevi per non perdervele. Questa è comunque una giacca davvero bella. C'è ancora l'etichetta.
originale e magari andiamo a vederla poi meglio in un video, ok? Per questa piccola recensione, review, unboxing se vogliamo, anche se non ci sono le scatole, dei prodotti acquistati durante il Black Friday è tutto. Se avete qualsiasi domanda non esitate a pormela, vi lascio qui sotto il link di tutti questi prodotti. Alla prossima review.